Buongiorno, questa lezione è un'introduzione all'uso che farò del foglio di calcolo in questo corso. Un foglio di calcolo è un software per l'elaborazione di dati generalmente numerici. Ce ne sono molti in commercio, alcuni anche gratuiti. Possono differire in quanto a potenzialità e modalità di elaborazione, ma condividono tutti la stessa impostazione e la stessa logica. E molte funzioni elementari, incluse quelle che interessano a noi, sono comuni ai diversi software e alle diverse versioni di uno stesso software. Per cui nelle lezioni io parlerò genericamente di foglio di calcolo senza ulteriori specificazioni. Questa non è un'introduzione generale al foglio di calcolo, è solo una presentazione dell'uso specifico che io ne farò in questo corso. Le sue potenzialità e le sue possibili applicazioni in statistica sono davvero notevoli, ma non emergeranno qui perché io lo utilizzerò in modo davvero elementare, giusto per presentarti esempi ed esercizi numerici, soprattutto di statistica descrittiva. Lo utilizzerò quasi come una normale calcolatrice scientifica. In particolare non farò ricorso, salvo eccezioni, alle sue funzioni matematiche e statistiche che consentono di automatizzare e quindi velocizzare i calcoli. Perché? Beh, intanto perché svolgere tutti i passaggi di una procedura di calcolo spesso aiuta a comprendere meglio la teoria sottostante e ad interpretare correttamente i risultati. Quindi, da questo punto di vista, le formule predefinite che nascondono i passaggi intermedi ostacolano la comprensione della materia invece che agevolarla. E poi c'è una ragione più pragmatica. Probabilmente in sede d'esame avrai con te solo carta, penna e calcolatrice. E quindi io voglio insegnarti a risolvere gli esercizi solo con questi strumenti. In definitiva, io utilizzerò il foglio di calcolo per tre ragioni. Primo, per presentarti nel modo più semplice e chiaro i dati che sono alla base di esempi ed esercizi. Secondo, per indicarti con precisione quali numeri entrano nei calcoli e in che modo, cioè quali operazioni vanno eseguite ed in quale sequenza. Terzo ed ultimo, per evidenziare i passaggi ricorsivi di una procedura di calcolo, cioè quei passaggi che devono essere eseguiti un certo numero di volte, cambiando solo gli ingredienti, cioè i numeri, ma non la ricetta, cioè la formula. Ecco, questi passaggi, queste operazioni sul foglio di calcolo si eseguono attraverso la funzione copia e incolla formula, che quindi è forse la cosa più importante da sapere per seguire senza problemi le lezioni. Ora vediamo come funziona il copia e incolla formula, che utilizzerò spesso nelle lezioni. Come vedi, sono passato sul foglio 3, dove c'è una tabella molto simile a quella del foglio 2. I numeri nelle colonne B e C sono gli stessi, eh? Ho solo reso omogeneo il formato numerico, che ora non prevede decimali, ed inserito in C10 la somma dei numeri da C4 a C9, che fa 240. Ok, ora scrivo in D4 questa formula. Prodotto tra i numeri in B4 e C4 più 10. Diciamo che la voglia replicare nelle celle da D5 a D9, aggiornando però i numeri in modo tale che in ogni cella della colonna D ci sia il prodotto tra i numeri alla sua sinistra, più 10. Certo, potrei scrivere le formule una per volta, però è laborioso e c'è il rischio di commettere errori. Allora, un'alternativa più comoda e sicura è copiare la formula in D4 ed incollarla nelle celle da D5 a D9, lasciando che sia il software ad aggiornare i numeri. Ecco,
Questo è il copia e incolla formula. Nelle lezioni lo applicherò solo tra celle contigue, ma lo si può applicare con la stessa logica anche a celle non contigue. Vediamo intanto cosa si visualizza. Prima una cornice che circonda la cella con la formula da copiare e quelle dove verrà incollata. Eccola. Poi, dopo pochi istanti, le celle si colorano d'azzurro e si valorizzano. Così. Nota che per poterla distinguere, la cella copiata rimane bianca. Infine, dopo qualche altro istante, le celle tornano bianche ed il cursore che le circondava si sposta su una cella qualsiasi, qui la A1. Ecco, ogni volta che vedrai una sequenza di questo tipo, saprai che sto applicando il copia e incolla formula. Bene, vediamo come lavora. Piuttosto bene, direi, perché in ogni cella della colonna D c'è proprio il prodotto delle celle a sinistra più 10. Controlliamo le formule. Sì, sono quelle che volevamo. Sottolineo che solo i riferimenti di cella sono stati aggiornati. La struttura algebrica della formula è rimasta invariata ed il numero inserito direttamente, cioè il 10, pure. Ok, ora va capito con quale logica il foglio di calcolo aggiorna le celle. È importante perché nelle lezioni non espliciterò quasi mai le formule incollate come sto facendo in questo momento. Visualizzerai solo i risultati del copia e incolla e partendo dalla formula copiata dovrai capire come sono state aggiornate le celle. Non è niente di difficile. Allora, il software calcola le coordinate delle celle nella formula rispetto alla cella che contiene la formula. Qui, ad esempio, rispetto a D4, B4 è sulla stessa riga e due colonne a sinistra, mentre C4 è sulla stessa riga e una colonna a sinistra. Poi sostituisce le celle originarie con quelle che hanno le stesse coordinate rispetto alla cella dove incollo la formula. Qui, ad esempio, quando incollo in D7, la cella sulla stessa riga e due colonne a sinistra è B7, che quindi sostituisce B4. E la cella sulla stessa riga e una colonna a sinistra è C7, che quindi sostituisce C4. Infine, grafici. In realtà non ho nulla di particolare da dirti su questo punto, perché le procedure del foglio di calcolo per generare grafici come quelli che vedi, o come questo, o questo, o altri ancora, di fatto non sono riproducibili con carta e penna, perciò non avrebbe senso addentrarmi in dettagli. Voglio solo segnalarti la possibilità di costruire grafici come questi a partire da tabelle di dati analoghe a quelle che abbiamo visto. Nelle lezioni mi limiterò ad illustrarti verbalmente i legami che ci sono tra gli elementi di un grafico e i dati della tabella sottostante.